Volevo dirvi. Scusate, lo so che non si mangia con la bocca piena. Buongiorno raga, è domenica, riprendiamo con i vlog un po' più normali. Dopo tutte le vacanze di Natale ho mangiato troppo, quindi ho iniziato in palestra e oggi inizio anche a correre, quindi devo andare a correre, devo rientrare poi perché ho l'ultimo regalo del mio compleanno che mi ha fatto mia cugina Sabina. Grazie Sabi, prima vado a correre e poi vi racconto di cosa si tratta. E niente raga, sta piovendo, sta quasi nevicando. Siccome a Natale non ci siamo comportati benissimo a tavola, quindi bisogna andarci dentro comunque. Ok raga, appena rientrato c'era un freddo allucinante, 5 km in 28 minuti sotto la neve, cioè saranno stati meno 2 gradi, per ora ci accontentiamo diciamo. Vi volevo raccontare che fino a 6-7 anni fa non ero mai andato a teatro e associavo il teatro a qualcosa di abbastanza noioso, pensavo al teatro lirico, naturalmente questo perché non ero mai stato in un teatro eccetera. Quando poi sono salito a Londra sono andato per la prima volta a vedere il musical dei Queen e lì ho cambiato completamente opinione sul teatro. È come andare ad un concerto, gli attori sono bravissimi, c'è la musica dal vivo, è come essere dentro un film, è una cosa spettacolare. Qua a Londra poi i musical sono molto famosi e sono molto frequentati, costano anche un po'. E niente, tutto ciò per dirvi che mia cugina mi ha regalato i biglietti per andare a vedere il musical del Re Leone. Grazie a Sabi, andiamo a teatro, naturalmente non potrò filmarlo, però appena esco vi racconto un po' meglio. Amo! Amo, sei contenta che andiamo a teatro a vedere il Re Leone? Sì. Raga, mi sto emozionando. Musical finito, stupendo raga. Se capitate a Londra dovete assolutamente andarci, veramente bello. Ora torniamo a casa e domani si va in ufficio. Che bello uscire raga quando non c'è ancora nessuno. C'è il parco deserto, andiamo in palestra. Allenamento finito, ce l'abbiamo, facciamo colazione e andiamo a spaccare tutto in ufficio. Volevo dirvi. Scusate, lo so che non si mangia con la bocca piena. Volevo dirvi che il protagonista di questo episodio non sono io. O meglio, sì, ok, sono io, però il titolo non è riferito a me. E vi spiego perché. Raga, stavo pensando che fra Liverpool, fra le vacanze di Natale eccetera, da prima di Natale che non vi porto nell'ufficio traslo, stavo chiedendo se vi fosse mancato l'ufficio traslo. Sorry, stavo per investire un ciclista. Vi dirò di più però, c'è anche una sorpresa per voi, perché durante le vacanze natalizie hanno lavorato al nostro ufficio e hanno cambiato un bel po' di cose. È cambiata soprattutto la sala principale e quindi sembrerà di entrare in un nuovo ufficio, in realtà è sempre lo stesso. Pronti? Poi mi dovete dire se vi piace. Dai, è cambiato un bel po'. Raga, è arrivato Ale, un bel po' di ore di meeting e di lavoro per Edith Media. A posto. Yep. Va bene. Tu? Sì. Ok raga, non vi ho aggiornato per un po' su Edith Media, ma nel prossimo episodio vi aggiornerò su tutto quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando su un sacco di cose interessanti, abbiamo diversi nuovi clienti, stiamo crescendo, ci stiamo dedicando tantissime ore di lavoro, ma siamo veramente convinti che faremo bene e siamo sicuri di essere sulla strada giusta. La strada è ancora molto lunga, ma siamo sulla strada giusta sicuramente. Raga, le 6:30 e siamo ancora qua in ufficio. Fra poco è ora di andare perché sono già cotto, in piedi dalle 5:30. Però è arrivato un pacco. Che a voi piace aprire pacchi? Questo è un pacco mandato da qualcuno della community, da Roma. Wow, spero di leggerlo bene, si chiama La Gemma di Miu. È un libro scritto proprio da Manuela, qua mi ha mandato anche il logo. Come sapete non mi piace fare pubblicità, non vengo pagato per fare pubblicità, anche questo post non è a pagamento. Però quando voi della community, quando chi segue il vlog mi manda dei regali, grazie. Wow, mi ha mandato anche una lettera. Ciao Samu, per la serie Il Potere della Community e dei Vlog. Mi piace molto il tuo modo di raccontare la tua avventura a Londra e l'uso intelligente dei social media. Sei una grande persona e attraverso i tuoi video riesco a motivare ogni giorno per le mie attività. Hai realizzato il tuo sogno con passione e determinazione e sei un ottimo esempio per le persone come me che vogliono realizzare il proprio. Un saluto grande e continua così. Manuscritti. Grazie mille, grazie Manuela, andate sulla sua pagina. Grazie per il regalo. Buongiorno raga, mercoledì, devo muovermi perché fra un'ora c'ho un meeting. Stiamo andando dentro raga.
Fra poco c'è un meeting, non posso filmare, però dopo vi parlo del titolo del vlog. Raga, la cosa bella di Natale è che tipo per un mese dopo Natale continuano ad arrivare pacchi. Questi sono i nostri colleghi polacchi che ci hanno mandato un sacco di roba, di biscotti. L'unica cosa è che siccome è in polacco non capiamo cosa c'è in ogni scatola, quindi stiamo aprendo ogni scatola, tanta roba. Ok raga, abbiamo finito quel meeting. Vi voglio finalmente parlare del tema principale del vlog. Faccio una piccola premessa: vi voglio parlare della vendita. E spesso la vendita è associata a un qualcosa di negativo. Si pensa al tipo del porta a porta, al tipo che ti vuole per forza forzare qualcosa, per forza vendere qualcosa. Ed è un concetto ben lontano da quello che io nel tempo ho imparato e quello che io cerco comunque di applicare e di trasmettere. Vi ho detto che in questo episodio non sarei stato io il protagonista. E infatti il protagonista di questo episodio sarà Simone, protagonista. Perché stiamo in parte festeggiando, celebrando il fatto che Simone sia appunto partito da zero per quanto riguarda il discorso della vendita. Non era un venditore, non sapeva vendere appunto. Recentemente, qualche settimana fa, dopo 18 mesi che è appunto in traslo, ha raggiunto i 200 booking. Per chi non ha seguito tutti i vlog, i booking in pratica sono le chiusure dei contratti, una prenotazione. Sempre per chi non è del mestiere, per chi non fa parte della famiglia traslo, diciamo 200 booking sono veramente tanti in poco più di 18 mesi. Se pensate al vendere una macchina o una casa, fare un trasloco è più o meno la stessa cosa. Sono quelle cose che il cliente fa una volta, due volte, massimo tre volte nella sua vita. Quindi la prima cosa che volevo fare è, anche se è controproducente per traslo, perché magari adesso ti arrivano offerte di lavoro, complimentarmi solo perché stiamo filmando, e complimentarmi con Simone, perché anche io devo dire non mi aspettavo. Prima di tutto mi ha fatto riscoprire il fatto che amo condividere ciò che io so fare e cercare di farlo imparare ad altre persone. Però neanche io mi aspettavo che riuscisse ad applicare tutto così bene, quindi complimenti. 200 booking sono... Grazie per i complimenti, ma anche per l'insegnamento. No, vabbè. Diciamo che arrivavo da zero e quindi il training è servito, insomma. Sono felice di questa cosa, ma ripeto, tanto del merito è sicuramente tuo, che hai applicato il tutto, che ti sei impegnato un sacco, che ci hai dato dentro, eccetera eccetera eccetera. Quindi siccome poi parlo sempre troppo, prima di continuare, il concetto di questo episodio è fare qualche domanda a Simone veloce, senza cercare di annoiarvi troppo. La prima domanda che ti volevo fare: cosa sapevi della vendita prima di iniziare con noi, e soprattutto se avevi mai pensato che saresti diventato o avresti fatto il venditore? Ma sapevi della vendita poco. Gli studi precedenti che avevo fatto non erano sulla vendita, quindi l'unico aneddoto che posso ricordare sulla vendita è quando all'epoca vendevo i biglietti della lotteria per la squadra di calcio del mio paese. E riuscivo a venderne talmente tanti, non so neanche il perché, però voglio dire, forse qualcosa di buono c'avevo, non lo so, mi impegnavo tanto anche là, diciamo che non la prendevo alla leggera. Come si fa a mollare la Sardegna, mollare la vita che avevi e accettare così una chiamata da parte mia o da parte della traslo, quindi spostarsi a Londra e buttarsi così? Non è facile, non è facile, nel senso che sai quello che lasci ma non sai quello che trovi, quindi sai che lasci la famiglia, gli amici, il tuo ambiente, però quando ti trovi dopo l'università magari a non avere tanti sbocchi dal punto di vista lavorativo e quindi passi qualche mese a casa insomma senza lavorare eccetera, chiaramente bisognava fare una scelta forte. Abbiamo provato, io con la mia fidanzata, e è andata bene. Sì, se posso dalla mia, anche la scelta di partire senza troppe certezze, raga, questo fa parte del venditore o del sales o della figura del commerciale. Quindi magari delle cose che Simone aveva già dentro e che non sapeva, oppure uno che magari ci ragiona tanto su e mette sulla bilancia le certezze che quando uno parte non ci sono e non esistono. Simone appunto non ha considerato tutte queste cose ed è partito. E cosa hai trovato molto difficile all'inizio? Non posso dire nulla, perché comunque le difficoltà ci sono state, vedendo magari inizialmente le telefonate che facevi tu da sales, dicevi: cavolo, riuscirò mai ad arrivare ad avere metà almeno di questo livello? In quel momento chiaramente vedi un po'
tutto buio, però allo stesso tempo insomma ci credevo, nel senso non mi sono mai buttato giù. Non l'ho fatto anche perché dicevo ok, oggi c'è stato questo ostacolo, però l'ho imparato e magari domani non c'è più. Fa parte di un processo di miglioramento che uno in qualunque cosa faccia deve affrontare. E cosa ami invece della figura del venditore? Allora, amo sicuramente il contatto con le persone. Parlare ogni giorno con tante persone ti permette di scoprire, anche se ovviamente è un contatto virtuale. Poi l'altra cosa sicuramente è che il fatto di doverli rassicurare, eccetera, di dargli delle garanzie della serietà, appunto della trasparenza, appunto del nostro lavoro. Di aiutarli nella loro scelta. Esatto, di aiutarli appunto in questa loro scelta. Quello che ho cercato di trasmettere a Simone ma anche agli altri è: l'ultima cosa che vogliamo fare è essere, come parlavo all'inizio, quel venditore che ti spinge, che ti forza. Noi sappiamo bene cosa stiamo offrendo e cosa possiamo fare sul mercato. Quello che ci interessa è sicuramente aiutare, ma anche informare il cliente su cosa può trovare sul mercato e su cosa deve più che altro stare attento. Poi sarà il cliente stesso comunque a valutare se noi siamo la scelta giusta, il rapporto prezzo qualità e tutto il resto. Quindi quelli che spingono, quelli che forzano, lavorano quasi sempre sull'oggi o sul breve termine, e diciamo che non paga mai nel lungo termine. Meglio un mese un po' più giù o un risultato un po' più negativo, ma facendo le cose per bene, con la coscienza pulita e con un cliente che poi ti tornerà più avanti. Una cosa molto importante penso che sia l'immedesimarsi nella parte del cliente, perché alla fine io qua sono venditore, ma in altre circostanze magari sono cliente. Quindi trovare qualcuno che è sempre disponibile, ovviamente che sia io oppure tutti i miei colleghi, soprattutto magari quelli che lavorano all'operativo, che fanno una sorta di customer service, eccetera, quindi è importante. Quindi quello che vorrei io da cliente è trovare sempre delle persone insomma disponibili, eccetera, che ti aggiornano quando c'è bisogno di aggiornare, che sono gentili. Immedesimarsi in questo senso in modo che anche noi possiamo offrire un servizio all'altezza, insomma. L'ultima domanda, perché siamo andati super fuori colorare come al solito: cosa consigli a uno che vuole seguire questa strada, che vuole diventare un forte commerciale, un forte sales? Sicuramente di studiare, nel senso che di studiare e di tenersi aggiornato, perché cambia frequentemente, esatto. E poi come ultima cosa, chiaramente c'è bisogno sicuramente delle qualità di chi lo fa, però c'è tanto tanto bisogno di persone che hanno proprio voglia di fare. Forse l'impegno e insomma la tenacia magari a volte superano anche il talento. Sì, la vendita è una cosa che tutti possono imparare, che si può insegnare a tutti. Ho la presunzione veramente di dire questo, di dire che potrei insegnarlo a chiunque. L'importante che questo chiunque abbia veramente tanta voglia, si applichi e segua il percorso, segua delle strategie, segua delle tecniche. Spesso ad esempio è molto più facile lavorare con persone che non vengono da questo campo, perché sono come delle pagine bianche, diciamo, piuttosto che lavorare con qualcuno che magari ha lavorato con altre metodologie, magari non neanche metodologie troppo pulite, e che quindi ha in testa un sacco di cose che vanno assolutamente evitate. Se ci pensate, raga, la vendita, state sempre vendendo voi stessi, soprattutto quando andate a fare un colloquio di lavoro, quando cercate di convincere i vostri figli a rifarsi il letto o a vostro marito di portarvi fuori a cena, sempre, raga. Quindi ci tenevo veramente a fare appunto questo episodio così molto intervista e molto centrato su Simone. E niente, trovate Simone sulla pagina di Traslo, su Facebook, eccetera, se avete qualche domanda da fargli, se gli volete fare un'offerta di lavoro. E niente, sono quasi le 3, quindi noi torniamo da quella parte dell'ufficio. Grazie e complimenti per... Grazie a te. Per il 200 booking. Volevi dire qualcosa? Cosa vuol dire? Forza Milano. No, Forza Milano non te lo metto. Ok, raga, spero vi sia piaciuto questo episodio del vlog. Non so se avete visto, con il vlog ho iniziato a fare più rubriche. Una è pensieri by Samu, dove scrivo quando mi viene voglia di scrivere dei mini pensieri, diciamo. E un altro è, siccome mi mandate dei bellissimi messaggi, ho deciso di fare anche la rubrica la posta di Samu. Perché invece ha vinto le tazze e le maglie. Le maglie sono pronte di Kessa Lab, mentre le tazze le siamo ancora nella fase di produzione, eccetera, ma faremo il tutto al più presto. Anche il prossimo episodio sarà molto particolare. Quando state guardando questo vlog sarà venerdì, quindi buon weekend, uscite, divertitevi, uscite con i vostri amici, non bevete troppo, fate quello che volete come al solito, ricordatevi di mettere like, commentare e condividere il video, e noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo episodio del Samu's Vlog. Buona!